Nome? Damiano Gallinaro. Professione? Lavoro per Roma Capitale, non la radio ma il comune. Sono scrittore, antropologo e niente, soprattutto viaggiatore. Di cosa ti occupi prevalentemente nella tua attività di ricerca? Mi occupo soprattutto nei Balcani, mi sono occupato della ricostruzione della memoria di quello che è accaduto durante le guerre e invece a Capo Verde del turismo e degli effetti che ha sulle popolazioni locali. Sappiamo che oltre a questo scrivi anche dei romanzi. Quanto c'hai in essi delle tue ricerche e dei tuoi viaggi? Guarda, praticamente penso che la maggior parte dei miei lavori non esisterebbero se non ci fossero i viaggi, quindi tutto in realtà è legato ai viaggi che ho fatto, anche per esempio l'ultimo racconto, Grand Hotel di Sitka. Ecco, proprio Grand Hotel di Sitka mi ha incuriosito. Che cosa c'entra Chernobyl? La storia è praticamente ambientata all'interno dell'area di esclusione di Chernobyl, 30 km in cui praticamente non si potrebbe assolutamente vivere, eppure molte persone sono tornate a vivere lì e il protagonista del romanzo scoprirà che cosa c'è all'interno di questa zona esclusiva, chiamiamola così. Anche gli altri due libri finora pubblicati nascono dai tuoi viaggi? Sì, il primo è l'Isola di Brumaria, nasce dai miei viaggi nei Balcani e ha come riferimento quando ho venuto a Srebrenica in Bosnia e Erzegovina. Invece il secondo, che è una raccolta di racconti e quindi L'Uomo di Selo e altre solitudini balcaniche, parla sempre dei Balcani e contiene L'Uomo di Selo, che è il racconto che ha vinto il premio a Fabula nel 2016. Progetti per il futuro? Terminare questa trilogia, che sarebbe, dei cui le prime due parti sono L'Isola di Brumaria e Grand Hotel di Sitka, la trilogia dei riparatori, e mettere finalmente insieme tutti i miei racconti di viaggio. Saluto a tutti e se vi piace comprate i miei libri.